Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 32. Dopo, quei nemici scomparirono e io restai sola col mio Gesù. Io cercai di compatirlo, ma non ardivo di dirgli niente, e lui, rompendo il silenzio, mi disse: «Tutto ciò che tu hai visto è niente a confronto di quelle offese che continuamente mi fanno. È tanta la cecità loro, l'ingolfamento delle cose terrene, che giungono a divenire non solo crudeli nemici miei, ma anche di loro stessi. E siccome l'occhio loro è fisso nel fango, perciò giungono a disprezzare l'Eterno. Chi metterà un riparo a tanta ingratitudine? Chi avrà compassione di tanta gente che mi costa sangue e che vive quasi sepolta nel lezzo delle cose terrene? Deh, vieni con me e prega e piangi insieme per tanti ciechi che sono tutto occhi per tutto ciò che dà di terra e poi disprezzano e calpestano le mie grazie sotto i loro immondi piedi come se fossero fango. Deh, sollevati sopra tutto ciò che è terra, aborrisci e disprezza tutto ciò che a me non appartiene. Non ti facciano più impressione gli insulti che ricevi dalla famiglia dopo che mi hai visto tanto soffrire, ma ti stia solo a cuore l'onore mio, le offese che continuamente mi fanno, la perdita di tante anime. Deh, non lasciarmi solo in mezzo a tante pene che mi straziano il cuore. Tutto ciò che tu soffri adesso è poco in confronto di quelle pene che soffrirai. Non te l'ho detto sempre che quello che voglio da te è l'imitazione della mia vita? Vedi un po' quanto sei dissimile da me, perciò fatti coraggio e non temere. Dopo questo ritornai in me stessa ed allora avvertii che ero circondato dalla famiglia, che piangevano e stavano tutti in disturbo ed avevano tale timore che si replicasse quello stato, specialmente se ancora morivo, che fecero quanto più presto potettero a ricondurmi incorato onde farmi osservare dai medici. Non so dire il perché, sentivo tale pena nel pensare che dovevo essere visitata dai medici, che molte volte piangevo e mi lamentavo col Signore dicendogli: «Quante volte, oh Signore, vi ho pregato che mi facciate patire nascosta. Era questo il mio solo ed unico contento, e adesso anche di questo sono priva. Deh, dimmi come farò. Voi solo potete aiutarmi a sollevarmi nella mia afflizione, non vedete quante ne dicono? Chi la pensa in un modo e chi in un altro, chi vuol farmi applicare un rimedio e chi un altro, sono tutti occhi sopra di me, in modo che non mi danno più pace. Deh, soccorretemi in tante pene perché mi sento mancare la vita». Ed il Signore benignamente soggiunse: «Non volerti affliggere per questo. Quello che voglio da te è che ti abbandoni come morta fra le mie braccia. Fino a tanto che tu hai aperti gli occhi per guardare ciò che faccio io e ciò che fanno e dicono le creature, io non posso liberamente operare su di te. Non vuoi fidarti di me? Non sai tu il bene che ti voglio, che tutto ciò che permetto o per mezzo delle creature o per
e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Arrivederci. Fino a tanto che tu hai aperti gli occhi per guardare ciò che faccio io e ciò che fanno e dicono le creature, io non posso liberamente operare su di te. Non vuoi fidarti di me? Non sai tu il bene che ti voglio? Non vuoi fidarti di me? Non sai tu il bene che ti voglio e che tutto ciò che permetto o per mezzo delle creature o per parte dei demoni o direttamente da me è per tuo vero bene e non serve ad altro che a condurre l'anima a quello stato a cui io l'ho eletta? Perciò voglio che ad occhi chiusi ti stia fra le mie braccia senza guardare di investigare questo o quell'altro, fidandoti interamente di me e lasciandomi liberamente operare. Se poi vuoi fare l'opposto ci perderei tempo e verrei ad opporti a ciò che voglio fare di te. Il riguardo alle creature usa profondo silenzio, sii benigna e sottomessa con tutti. Fa che la tua vita, il tuo respiro, i tuoi pensieri ed affetti siano continui atti di riparazione che placano la mia giustizia, offrendomi insieme le molestie delle creature che non saranno poche. Dopo questo feci quanto più potei per assegnarmi alla volontà di Dio, sebbene molte volte ero messo a tale strettezze da parte delle creature che molte volte non facevo altro che piangere. Giunse anche il tempo di farmi visitare dal medico e giudicò a non essere altro che un fatto nervoso, onde ordinò medicine, distrazioni, passeggi, bagni freddi. Raccomandò alla famiglia che mi guardassero bene quando ero sorpresa da quello stato, perché dicevagli: se la muovete le potete spezzare, ma non aggiustare. Perché io quando ero sorpresa da quello stato restavo impietrita. Onde si suscitò una guerra da parte della famiglia, mi impedivano di andare in chiesa, non mi davano più quella libertà di starmene sola, ero guardato per ogni dove e più spesso se ne avvertivano. Molte volte mi lamentavo col Signore dicendogli: mio buon Gesù, quanto si sono aumentate le mie pene, anche delle cose a me più care sono prive. Quali sono i sacramenti? Non ci avevo mai pensato che dovevo giungere a questo, ma chissà dove andrò a finire. Dammi aiuto e fortezza, che la natura viene meno. Molte volte si benignava di dirmi qualche parola, ora mi diceva: sono io in tuo aiuto, di che temi? Non ti ricordi che anch'io soffrii da parte di una specie di gente? Chi la pensava su di me in un modo e chi in un altro? Le cose più sante che io facevo erano giudicate da loro difettose, cattive, fino a dirmi che ero un indemoniato, tanto che mi guardavano con occhi torvi, mi tenevano in mezzo a loro, ma di malo umore, e macchinavano fra loro quanto più presto potevano di togliermi la vita, perché la mia presenza si era resa per loro intollerabile. Dunque non vuoi che ti faccia simile a me, facendoti soffrire da parte delle creature? Ecco, questo nuovo capitolo riprende all'inizio il precedente. Ricordiamo che abbiamo concluso vedendo Luisa in atto di avere una visione in cui Gesù era massacrato, ecco, da calci, spinte, bestemmie, capelli, insomma era ridotto ai minimi termini, ed era un'immagine dei peccati degli uomini, no? E Gesù qui mette il carico da 11, tutto ciò che visto è niente a confronto di quelle offese che continuamente mi fanno, e imbrattati come sono nel fango e nel lezzo delle cose terrene. Dio ce ne scampi e ci tenga lontano da tutto questo. E poi le esorta dicendo di abbandonare tutto ciò che è terreno e che ad essa possa stare sempre e solo a cuore l'onore di Gesù, la riparazione delle offese che continuamente gli fanno, ecco, e la salvezza delle anime. Queste poi sarebbero state nel regno della Divina Volontà. Noi sappiamo che queste tre cose, la riparazione dei peccati, la conversione delle anime e l'onore di Dio, ecco, sono i tre fini con cui Gesù agiva e con cui Gesù appunto sta ammaestrando Luisa, perché anche se impari a non agire per nessun altro motivo che per questi. E questo è il primo grande insegnamento: non lasciare solo Gesù in mezzo alle pene che gli straziano il cuore e
avere sempre davanti la sua vita, perché la vita di chi vive nella divina volontà è una riproduzione della vita di Cristo. E quindi va in tutto per tutto imitata. Gesù fa diversi esempi, no? Qui comincia col raccomandare di non fare caso a quello che gli avrebbero detto i familiari. Qui vediamo, facciamo una piccola parentesi, le apprensioni dei familiari, perché Luisa aveva cominciato ad avere per le prime volte il suo stato, che poi sarebbe diventato il suo solito stato, che era la rigidità cadaverica, no? L'impietrimento in quella posizione, ecco, seduta sul letto, insomma sul guanciale, la stessa in cui poi è morta senza potersi muovere, no? Questo fenomeno molto strano, scientificamente inspiegabile, e che si scioglieva solo la benedizione del sacerdote, no? Anche qui il Signore gli ha chiesto la mortificazione di essere soggetta alle visite, ai controlli dei medici, che chiaramente lei aborriva e detestava. La parte centrale però della meditazione, la cosa più importante su cui Gesù porta a riflettere Luisa, ecco, abbiamo visto, lei era uscita dai tormenti del demonio. Aveva delle cose veramente di natura soprannaturale, quindi dove c'entrava direttamente la volontà di Gesù, sia le visioni di Gesù, ecco, massacrato, sia gli stati di rigidità, e aveva tormenti da parte delle creature che erano i suoi familiari. Ed ecco l'insegnamento magistrale che Gesù le fa e che è fondamentale per imparare a vivere nella divina volontà e che tutti dobbiamo ricordare e fare nostro. Gli dice: non affliggerti per questo. Quello che voglio da te è che ti abbandoni come morta fra le mie braccia, fino a che tu tieni aperti gli occhi per guardare ciò che faccio io e ciò che fanno le creature, sottinteso uomini o demoni. Io non posso liberamente operare su di te. Ecco come comprendiamo che la vita nella divina volontà è anzitutto un abbandonarsi tra le braccia di Gesù e un lasciare lavorare Lui senza opporre più la resistenza della nostra opposizione. Gesù spiega: non vuoi fidarti di me? Non sai tu il bene che ti voglio, attenzione, e che tutto ciò che permetto, o per mezzo delle creature, o per parte dei demoni, o direttamente da me, è per tuo vero bene, non serve ad altro che a condurre l'anima a quello stato a cui io l'ho eletta? Uno potrebbe pensare: ah, è per suo bene che i demoni la fanno pensare fino a convincerla che è una matta e che si è inventato tutto. Ah, è per suo bene che quando stava nelle crisi, lo abbiamo sentito nei giorni scorsi, addirittura accartocciava le immagini sacre, quindi compiendo un gesto oggettivamente sacrilego, d'accordo? È per suo bene che i familiari la considerino per matta, non la facciano più andare a messa, tutte queste cose qui? Ebbene sì, ebbene sì. Ebbene sì, a mio modestissimo avviso, questa è una delle cose più difficili da vivere, ma è anche una delle cose più importanti da vivere. Se non c'è questo, quindi questa capacità di vedere in tutte le cose, perché tale è la mano amorevole di Gesù che ci plasma e che ci forma in tutti i modi possibili, ripeto, anche lasciando la libertà ai maledetti demoni di farci soffrire e di sfogarsi su di noi. Anche questo, perché i demoni, non lo sappiamo, sono cani in catena, e se Dio li allontana da noi, basta soltanto un moto della sua volontà perché spariscono e si vadano a gettare nel nulla da dove vengono, perché l'inferno è nulla. E se questo non è perché Lui gli permette di tormentarci, e se lo fa è per la nostra crescita ed edificazione. Guardate come prosegue Gesù: voglio che ad occhi chiusi
tu stia tra le mie braccia senza guardare ed investigare questo o quell'altro, fidandoti interamente di me, sentite l'espressione, lasciandomi liberamente operare, senza investigare su questo o su quell'altro, perché è accaduto questo, perché è accaduto quest'altro, perché ha permesso questa tentazione, perché mi trattano così, allora io non sto bene, io non sono sano di mente, io non sono questo, io non sono quell'altro. Le investigazioni non ci devono stare. Questo è un grandissimo grado di fede, Se fossimo capaci di farlo diventeremmo subito tutti santi. Gesù, io sto male, non so quello che capisco, quello che capisco, non so quello che accade, tu lo stai permettendo, questo va bene. Quando finirà non fa niente, se finirà non lo so, cosa succederà non mi interessa, come ne vorrò fuori non fa niente, io mi abbandono in te e ti chiedo che in questa situazione, in questa prova, in questa sofferenza da parte delle creature, in questo stato, questo vale per le persone che hanno doni straordinari, che io non mi sono andato a cercare in questa visione, in questa situazione soprannaturale in cui mi trovo, grazie e si faccia sempre e solo e comunque la tua volontà, punto e basta. Lasciare liberamente operare Gesù, due parole chiavi, perché è Lui che opera in noi. Noi siamo stati a pensare che dobbiamo essere noi a fare tante cose. Certo che c'è una componente nella vita cristiana, ecco, importante tra l'altro, ecco, di impegno, ma appunto qui proprio l'impegno è fermare tutti quanti i moti disordinati della nostra volontà e abbandonarsi nelle mani di Gesù. Questa è una grande operazione, non è che è un'operazione da nulla, e fidarsi interamente di Lui. Noi dovremmo immaginare Gesù che ci sta dicendo in continuazione: fidati di me, fidati di me, fidati dell'unico che ti vuole bene. Dice, ma come mi vuole bene, mi mandi i demoni? Sì, figlio mio, fidati dell'unico che ti vuole bene. E Gesù prosegue: se vuoi fare l'opposto ci perderai tempo e verrai ad opporti a ciò che voglio fare di te. Se cominci a indagare, a investigare, a farti troppe domande, a resistere, d'accordo? A chiedere che le prove finiscano, non lo so, tutte quante le forme di opposizione che noi facciamo a queste cose qui, ti opporrai a ciò che voglio fare di te. E riguardo alle creature umane che ci tormentano, ecco il comportamento da avere: silenzio, benignità e sottomissione a tutti. E la vita, il respiro, i pensieri, gli affetti siano continui atti di riparazione che placano la mia giustizia, offrendomi insieme le molestie delle creature che non saranno poche. Io quando leggo queste cose dico sempre: la Chiesa dirà, darà il giudizio definitivo su questi scritti, ma qui dentro c'è la quintessenza della sapienza spirituale, cristiana, ascetica, maturata in 2000 anni di storia della Chiesa. Quindi, comunque vadano le cose, qui c'è la quintessenza di questo. E poi Gesù spiega, no? Dice, bene, che succede? Volevo portare l'attenzione su un'obiezione santa, apparentemente santa, che fa Luisa. Dice, no, ma io volevo soffrire senza che nessuno se ne accorgesse, volevo soffrire nascosta e riservata. Sembrerebbe una nobile motivazione, no? Ma se Dio non vuole questo, se Dio non vuole che tu soffri in maniera nascosta e riservata, ma ti sbatte le tue sofferenze, ti fa fare il cinema davanti a tutti, tu devi dire: fiat, figlio mio. Ah no, Signore, ma la mia famiglia mi perseguita, non posso più andare a messa. E se non puoi più andare a messa per cause indipendenti dalla tua volontà, non per negligenza, tu devi dire fiat, perché vuol dire che Dio non vuole che vai a messa in quel momento lì. E ti darà gli stessi effetti della messa come se ci fossi stato. Capite? E alla fine Gesù ricorda, dice, guarda che tu devi assomigliare a me. Non badare a quello che ti dicono le creature, non ci fare proprio nessun caso. A me mi hanno detto che ero indemoniato, mi guardavano con occhi torvi, di malumore, macchinavano tra di loro a quanto prima possibile potessero farmi fuori. Quindi
se uno vuole essere simile al suo maestro, non può non soffrire da parte delle creature e deve essere capace di vedere tutto questo con occhio profondamente soprannaturale, non con occhio umano. Vediamo come è stupenda la scuola del Divin Volere e dobbiamo pregare in tutti i modi possibili e immaginabili, nel silenzio che faremo personale, perché sempre deve essere fatto al termine della meditazione, che poi concluderà, ma quando la facciamo è sempre bene che prosegua in un tempo di personale colloquio e dialogo con Gesù. Noi questo non possiamo non far, ricordiamo tutto quello che ci fanno le creature, tutto quello che ci fanno i demoni, tutto quello che Gesù opera in noi per sua volontà, dobbiamo lasciarglielo fare. Essere, immagine molto bello, come un morto tra le mie braccia. Lo diceva anche Sant'Ignazio di Loyola quando parlava ai suoi dell'obbedienza, no? Lo diceva, l'obbedienza del cadavere. Il cadavere, lo sapete che per definizione non può opporre nessun tipo di resistenza in nessun modo, perché è un peso morto, appunto, no? Gli puoi fare qualunque cosa, lo puoi prendere, rivoltarlo, buttarlo, vestirlo, spogliarlo, fare qualunque cosa, perché è inerte per antonomasia. Ecco, quello che un cadavere è per condizione di natura, noi dobbiamo diventarlo per condizione di volontà nei confronti di quello che Gesù opera e vuole operare con noi. Mia Divina Maria, tu sei la più grande maestra in assoluto di quello su cui abbiamo meditato. Chi più di te ha sofferto da parte delle creature in tutti i modi possibili? Chi più di te è stata da un lato beneficata con grazie straordinarie e dall'altro fortemente provata con richieste di obbedienza estreme da Dio? Chi più di te è stata odiata e fatto oggetto di guerra feroce da parte dei demoni? Noi non sappiamo come e quanto abbiano potuto avvicinarti o tentarti, sappiamo certamente che immensamente ti odiavano, e credo che possiamo pensare, insomma, che almeno in alcuni momenti la Divina Volontà gli abbia dato il permesso di avvicinarsi col loro fetore per essere da te umiliati, d'accordo? Lo sappiamo anche dagli scritti di Maria da Greda, in vari momenti della vita, o ai piedi della croce, o dopo che Gesù era morto, insomma, per istigarti a non credere più nella bontà di Dio, a non credere che Gesù sarebbe risorto veramente. Quindi sono piccole cose che possiamo immaginare del moltissimo che certamente hai vissuto. Donaci la grazia di poter essere come tu sempre sei stata, un morto tra le braccia di Gesù. E si è morti quando la nostra volontà è morta completamente a noi stessi. E ricordiamo che possiamo sempre ricordare quello che tu dicesti il primo istante del tuo concepimento: io non darò libertà alla mia volontà di fare un solo atto proprio, e la terrò sempre come morta e completamente soggetta ai divini voleri. Queste non sono belle parole. Questo è testimonianza di vita, ed è vita vera nel Divin Volere. Nella Divina Volontà vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.